Ciao a tutti e benvenuti alla sezione numero 2 della lezione 10. La lezione 10 è il riepilogo della lezione 1 alla lezione 9. Nella sezione numero 2 vediamo le strutture grammaticali, la grammatica che abbiamo studiato. Vediamo insieme. Prima di tutto vediamo i verbi. I verbi come il verbo essere e il verbo avere. Vediamo la coniugazione del verbo essere e scriviamo delle frasi. Io sono, tu sei, lui, lei è. Noi siamo, voi siete, loro sono. Scriviamo delle frasi. Io sono Licia. Tu sei uno studente. Lui, lei è bionda, lei è bionda, noi siamo simpatici, voi siete antipatici, e loro sono all'università. Loro sono all'università. Quindi ripetiamo la coniugazione del verbo essere. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. E adesso vediamo il verbo avere. Questo è il significato del verbo avere. Vediamo la coniugazione. Io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Io ho i capelli corti. Tu hai una bella casa. Lui o lei ha una macchina. Noi abbiamo gli occhi azzurri. Voi avete un cane e loro hanno un gatto. Quindi ripetiamo la coniugazione del verbo avere. Io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Vediamo altri verbi. Abbiamo studiato i verbi in are, come studiare, i verbi in ere, come credere, i verbi in ire, come partire, e un altro tipo di verbi in ire, come capire. Vediamo le coniugazioni. Io studio, tu studi, lui, lei studia, noi studiamo, voi studiate, loro studiano. Credere. Io credo, tu credi, lui crede, noi crediamo, voi credete, loro credono. Partire. Io parto, tu parti, lui o lei parte, noi partiamo, voi partite, loro partono. E vediamo i verbi in ire, come capire o finire o preferire.
Io capisco, tu capisci, lui o lei capisce, noi capiamo, voi capite, loro capiscono. Vediamo ancora i verbi riflessivi, come svegliarsi, mettersi, vestirsi. Vediamo le coniugazioni. Svegliarsi. Io mi sveglio, tu ti svegli, lui, lei si sveglia, noi ci svegliamo, voi vi svegliate, loro si svegliano. Svegliarsi. Mettersi. Io mi metto, tu ti metti, lui, lei si mette, noi ci mettiamo, voi vi mettete, loro si mettono. Vestirsi. Io mi vesto, tu ti vesti, lui o lei si veste, noi ci vestiamo, voi vi vestite e loro si vestono. Bene. Vediamo alcuni verbi irregolari. Verbo fare, verbo venire, sapere, uscire. Vediamo le coniugazioni. Io faccio, tu fai, lui, lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno. Verbo fare. Io vengo, tu vieni, lui viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono. Verbo venire. Io so, tu sai, lui sa o lei sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Verbo sapere. E io esco, tu esci, lui o lei esce, noi usciamo, voi uscite, loro escono. Verbo uscire. E vediamo un altro verbo irregolare, il verbo dovere. Questa è la coniugazione. Io devo, tu devi, lui, lei deve, noi dobbiamo, voi dovete e loro devono. Il verbo dovere significa avere il bisogno o la necessità o l'obbligo di fare qualcosa. E il verbo dovere è generalmente seguito dall'infinito. Facciamo delle frasi. Io devo mangiare una pizza. Tu devi studiare. Lei o lui deve rispettare la legge. Noi dobbiamo partire per Firenze. Voi dovete andare all'università e loro devono tornare a casa. Quindi il verbo dovere, devo, devi, deve, dobbiamo, dovete, devono, più infinito, mangiare, studiare, rispettare, partire, andare, tornare. Bene. E adesso vediamo gli articoli. Articolo indeterminativo. Prima di una consonante, un cane. Prima di una vocale, un albero. Prima di S più consonante, uno studente. Prima di PS, uno psicologo, e prima di Z, uno zaino. Il femminile,
prima di una consonante, una, casa, prima di una vocale, un apostrofo, un'amica. Vediamo alcune frasi e scriviamo l'articolo indeterminativo. Paolo è un ragazzo spagnolo. Pablo è un amico di Giulio. Carlo ha uno zaino rosso. Maria è una studentessa di medicina. E Maria è un'amica di Paolo. Un più apostrofo. Un'amica di Paolo. Vediamo adesso l'articolo determinativo. Maschile. Prima di una consonante, il o i. Il cane, i cani. Prima di s più consonante, lo e gli. Lo studente, gli studenti. Prima di ps, lo psicologo, gli psicologi. Vediamo prima di z, lo zaino e gli zaini. E prima di una vocale, l apostrofo e gli, l'albero, gli alberi. E il femminile, prima di una consonante, la e le. La singolare, le plurale. La casa, le case. E prima di una vocale, l apostrofo e le. L'amica e le amiche. Vediamo alcune frasi e scriviamo gli articoli determinativi. Paolo è il ragazzo spagnolo. Pablo è l'amico di Giulio. Carlo ha lo zaino rosso. Maria è la studentessa di medicina. E Maria è l'amica di Paolo. Vediamo il plurale di questi articoli e cambiamo le frasi al plurale. Pablo e Paolo, Pablo e Juan, sono i ragazzi spagnoli. Pablo e Juan sono gli amici di Giulio. Carlo ha gli zaini rossi. Maria e Carla sono le studentesse di medicina e Maria e Carla sono le amiche di Paolo. Bene, vediamo adesso gli aggettivi. Abbiamo studiato gli aggettivi di nazionalità in O e A, come ad esempio italiano, italiana, australiano, australiana, argentino, argentina, coreano, coreana. Italiano è maschile, italiana è femminile. Italiano maschile, italiana femminile. Vediamo adesso gli aggettivi in E. Come canadese, cinese, francese, giapponese, svedese. E è maschile e femminile. Quindi svedese è maschile e anche femminile. Vediamo adesso il plurale degli aggettivi di nazionalità. Italiani, italiane. E canadesi. Quindi italiani è maschile e italiane è femminile. Invece canadesi è plurale maschile e femminile. Adesso leggiamo queste frasi. Pablo è spagnolo. Maria è italiana.
John è inglese. Sara è inglese. Spagnolo, italiana, inglese, inglese. E adesso vediamo il plurale. Pablo è spagnolo. Pablo e Juan sono spagnoli. Maria è italiana. Maria e Carla sono italiane. John è inglese, Sara è inglese. E John e Matthew sono inglesi. E Sara e Kathleen sono inglesi. Che cosa notiamo? Notiamo che spagnolo è maschile singolare, spagnoli è maschile plurale, italiana femminile singolare, italiane femminile plurale, inglese, John è inglese, Sara è inglese, John inglese maschile, Sara è inglese femminile singolare, e inglesi è maschile plurale o anche femminile plurale. E poi vediamo queste frasi. Paolo e Maria sono italiani, John e Sara sono inglesi. Paolo è un ragazzo, Maria è una ragazza. Quindi plurale misto, diciamo, italiani. E John e Sara sono inglesi, John è un ragazzo, Sara è una ragazza, plurale misto, e diciamo sono inglesi. Bene, vediamo adesso gli aggettivi con i nomi. Pablo è un ragazzo spagnolo, Pablo e Juan sono due ragazzi spagnoli, Maria è una ragazza italiana, Maria e Carla sono due ragazze italiane, John è un ragazzo inglese, Sara è una ragazza inglese. Qui, scusate, manca un punto. Scusate. Vediamo. E John e Matthew sono due ragazzi inglesi, quindi. E Sara e Kathleen sono due ragazze, scusate, inglesi. Bene, che cosa notiamo? Notiamo che ragazzo spagnolo è maschile singolare, ragazzi spagnoli è maschile plurale, ragazza italiana è femminile singolare, ragazze italiane è femminile plurale, ragazzo inglese maschile singolare, ragazza inglese, femminile singolare, ragazzi inglesi, maschile plurale, e ragazze inglesi, femminile plurale. Molto bene. Adesso vediamo gli aggettivi possessivi. Ripetiamo gli aggettivi possessivi. Mio, mia, miei, mie. Tuo, tua, tuoi, tue, suo, sua, suoi, sue, nostro, nostra, nostri, nostre, vostro, vostra, vostri, vostre, e loro, 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 loro. Vediamo alcune frasi e scriviamo gli aggettivi possessivi. Gian ha due zie a Roma. Le sue zie sono anziane. Tu hai un figlio. Tuo figlio ha 4 anni. Io e Carlo abbiamo un figlio. Nostro figlio si chiama Antonio. Marco ha un gatto. Il suo gatto è grasso. Loro hanno una macchina. La loro macchina è rossa.
Quindi vediamo che gli aggettivi possessivi con le parole della famiglia, che di solito non si usa l'articolo con le parole della famiglia al singolare, più gli aggettivi possessivi. Quindi quando ci sono le parole della famiglia al singolare più gli aggettivi possessivi, di solito non si usa l'articolo. E quindi diciamo: mio padre, mia madre, mio fratello, mia sorella, suo figlio, sua figlia, nostro nonno, nostra nonna, vostro zio, vostra zia. Ma con loro usiamo l'articolo e diciamo il loro nipote. Bene, la sezione numero 2 della lezione 10 finisce qui e noi ci vediamo tra poco. Ciao, ciao a tutti!